The Voice Senior 2023 parte con il botto. La prima concorrente in gara, Annalisa Beretta, 66 anni, ha stregato tutti, pubblico e coach, che si sono voltati tutti e quattro dopo aver ascoltato la superba esibizione sulle note di Amor mio di Mina. Un pezzo non affatto facile che, però, è stato eseguito e pensare che la donna, ex maestra di scuola elementare della provincia di Monza Brianza, ha praticato per ben 42 anni l'insegnamento, è cantante che mai ha avuto un passato da artista. Questo è il mio primo palcoscenico, ha raccontato subito Gigi D'Alessio. Squisitamente para**** D'altra parte è la sua simpatica cifra stilistica nel talent show. Ha preso parola, cercando di convincere Annalisa ad entrare nel suo team. Sei un angelo caduto dal cielo, ha esordito il musicista napoletano. Per poi aggiungere, posso dire che il palcoscenico ha perso troppo tempo per averti. Tu sei il prototipo di The Voice. Perché quando arrivano persone che hanno fatto questo lavoro senza avere un seguito, tu invece sei lo sponsor di The Voice perché non hai mai cantato da professionista. Un discorso che non fa una grinza. D'Alessio ha assolutamente ragione. Cogliendo l'essenza del talent. Annalisa, oltre ad avere convinto in blocco la giuria, è stata accolta dal pubblico di Rai 1 con un tripudio. Sui social una miriade di commenti ha sottolineato la bravura dell'ex insegnante. Diversi coloro che già l'hanno indicata come papabile vincitrice del «Non vedo l'ora di mettermi al lavoro con te», ha continuato poi D'Alessio, nel tentativo di farsi scegliere dalla donna. Immediata la punzecchiatura di Loredana Bertè. Lo dici a tutti. Se non la smetti ti graffio la macchina. La controrisposta di D'Alessio. Non ce l'ho. Sono venuta con il monopattino. La chiosa della